in Sicilia si lavora per risolvere i problemi degli imprenditori balneari e per incentivare lo sviluppo del settore turistico costiero. È quanto emerso dall'assemblea Orizzonte 2034 organizzata da Sibconf Commercio Sicilia nell'ambito della fiera Ristoro Hotel Sicilia, proprio per affrontare le varie questioni legate agli stabilimenti balneari. Ma qui, a differenza delle altre regioni dove qualche comune si è mosso, dove quindi alcuni nostri colleghi hanno ottenuto la estensione, qui in Sicilia è tutto bloccato. A differenza delle altre regioni che hanno emanato delle circolari, qui la regione Sicilia, siccome ha la titolarità del demanio marittimo, intende emanare una propria legge che è incardinata nella quarta commissione del Consiglio regionale, in cui si trasforma in legge regionale la legge nazionale. Abbiamo la urgenza che la politica si renda conto che fare una legge in cui si attribuisce i 15 anni e poi i comuni che non l'applicano, le regioni come quella della Sicilia che aspetta 11 anni per l'emanazione di una propria legge, mette l'Italia in una condizione di emergenza. Quindi io mi auguro che entro la fine dell'anno tutti i comuni italiani applicano la legge. Il problema è la lentezza delle regioni. Io già tempo fa sollecitai in Sicilia, c'è l'assessore Cordaro, competente per materia, a dare seguito a questa normativa. Un altro dei problemi che hanno i balneari è di chi è la competenza. Quindi accompagnerò nei prossimi giorni una delegazione delle organizzazioni più rappresentative della De Micheli per responsabilizzarla in maniera positiva, ma poi se no per contestare il tutto, perché serve un impulso di governo per attuare la proroga dei 15 anni, dopodiché serve un assetto definitivo. Il balneare non può vivere preda delle stagioni turistiche, a volte positive, a volte negative, delle stagioni climatiche, a volte catastrofiche, anche quella di quest'anno ha avuto tanti danni. Noi vogliamo quindi un assetto giuridico definitivo, rispetto da parte degli enti locali, regioni e comuni della proroga nazionale che abbiamo deciso l'anno scorso, attenzione da parte del Ministero competente sul demanio e, se fosse possibile, una normativa che rassicuri. Quindi la battaglia non finisce mai. Abbiamo dato un titolo a questo incontro con i balneari ed è Orizzonte 2034. Si vuole intendere che si dà già per scontato che si arrivi al 2033, ma i balneari non trovano ristoro in questa data. Vogliamo dire che abbiamo le competenze, abbiamo la passione per poter programmare, reinventarci e continuare a dare, migliorandoli, tutti quei servizi che i balneari sono in grado di dare grazie a quell'esperienza e a quella passione di cui parlavamo. Per quanto riguarda le questioni regionali, la Sicilia, essendo una regione a statuto speciale, dovrà approvare un'apposita norma per recepire la disposizione nazionale sul prolungamento delle concessioni. A questo proposito il direttore generale al territorio, Giuseppe Battaglia, ha dato rassicurazioni sul testo che sarebbe pronto entro poche settimane. C'è un disegno di legge governativo su proposta dell'assessore Cordaro e presidente Musumeci ha inoltrato questo alla commissione competente, alla commissione ambiente, questo disegno di legge di estensione, ecco, del numero degli anni delle concessioni. Ovviamente il governo, l'assessorato è favorevole che si vengano estese gli anni di concessione per tutto il settore del balneare, e questo è uno dei tanti, ecco, accorgimenti in un settore importante e trainante per l'economia siciliana, qual è quello del settore dei balneari, del turismo balneare e di tutto, ecco, l'indotto che ci sta dietro. Importanti sono anche le novità in materia di politiche turistiche annunciate dall'assessore regionale al turismo Manlio Messina, fra cui un tavolo permanente con le associazioni di categoria, incentivi pubblici per imprenditori balneari, albergatori e anche per le strutture portuali e l'ampliamento della rete ferroviaria. Fare sistema, la cosa più importante è fare sistema anche con gli altri assessorati che hanno deleghe, che hanno refluenze molto importanti, per esempio sul balneare, quindi parlo territorio ambiente, parlo di attività produttive.
fare sistema significa insieme trovare a sviluppare, provare a sviluppare il territorio, un territorio sostenibile, un turismo sostenibile, con un supporto agli imprenditori che non sia solo burocratico ma anche un supporto dal punto di vista economico. Quindi libereremo molte risorse per poter far sì che i lidi e le esperienze balneari possano essere collegate con tutte le altre esperienze importanti del nostro territorio.